Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati su Fautori Gaming Network in compagnia del vostro Giangiamen. Un carissimo saluto a tutti quanti, a tutti i nuovi iscritti, a tutti quelli che passeranno a vedere questo video. Allora, come potete vedere, vi porto un nuovo titolo sportivo che non si vede probabilmente dai tempi di PES, presumo sul canale, e come potete vedere è il titolo della Codemaster, il nuovo Dirt Rally 2.0. Allora, in realtà ero indeciso un po' se prenderlo o meno perché, insomma, Rally mi prende per un certo di solito a periodi, però alla fine il primo era stato bello, era stato divertente e sicuramente migliore perché un po' più simulativo rispetto al solo Dirt che è un po' più arcade, e quindi mi sono deciso a comprarlo. Però, al momento non sta ancora facendo tutti gli aggiornamenti del caso, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo. Come potete vedere, dalla parte gioco libero abbiamo comunque già a disposizione i rally storici, il campionato VRX, quindi sostanzialmente il rally cross, la possibilità di fare campionati personalizzati in singolo o online e le classiche prove a tempo. Mentre a fine di tutto quanto l'aggiornamento qua mi potrò connettere alla RaceNet, così avremo anche gli eventi, il garage, la parte dello staff, quindi sostanzialmente una sorta di modalità carriera. Partiamo subito col gioco libero. Ok, questo presumo si sbloccheranno pian piano, quindi partiamo con i rally classici. Ci danno l'opportunità di fare, allora, il trofeo H1, H2, RVD e leggende H3. Anche le leggende è carino. Lanciastrato se l'ha dato un 240Z della Nissan, se no qua ci danno la Renault, la Fiat 131, la Fiat 131 Armored mi piacerebbe. Vabbè, ma partiamo con questo perché ho già visto che c'è la Lancia Fulvia HF che assolutamente preferisco. Andiamo, vediamo cosa ci propongono. Allora, Hawke's Bay in Nuova Zelanda e Ribadeyes in Spagna. Vi chiedo scusa perché sento di essere raffreddato, quindi non so se si capirà tutte le parole, se me le mangerò tipo un triceratopo. Allora, tempo di servizio. Ok, allora partiamo subito. Non da qua, ma da qua. Ok, inizia campionato. Allora, già so che purtroppo non c'è, almeno dal day one, la neve. Da quanto so, dovrebbero metterla tramite un DLC a pagamento, il che è veramente un peccato, però penso che, se non costa follia ovviamente, perché quel cazzo per un po' di neve lo prenderò, perché un gioco di rally senza la neve è un po' così, un po' sprecato, ecco. Cioè ci sta che ci sia anche la neve, perché i rally sono belli anche quelli, un rally di Monte Carlo e simili, insomma, o in Svezia ci insegnano. Allora, graficamente vabbè, non è male, perché insomma non può essere, l'importante comunque è più curato nei dettagli ovviamente nella parte del tracciato. Qua ci sono i nostri ragazzotti. Vabbè. Allora, vediamo cosa ci propongono. Allora, qua siamo nell'area pre-gara, quindi abbiamo i shakedown, ripara veloce, pneumatici. Vediamo cosa ci danno. Morbido, medio, difficile. Scelta della mescola del pneumatico. Ok, qua mi dicono questo ha più prestazionale, questo ha più resistenza. Dipende probabilmente un po' dalla strategia. E qui posso decidere quanti pneumatici di scorta. Vabbè, uno mi pare più che sufficiente. Cazzo, se ne buchiamo due, siamo veramente di una sfiga nera che fa paura. Assetto veicolo, vediamo le possibilità che ci danno per assettare il veicolo. Allora, assetto quindi la convergenza, la pressione dei freni, l'assetto dei freni, la gestione del differenziale, la lung classica lunghezza delle marce, gli ammortizzatori e le molle. Beh, allora, mi sembra comunque che ci sia una buona, così, varietà di modifiche da poter fare di assetto. Non le andrò a toccare adesso perché, appunto, appena messo le mani sul gioco, ovviamente non ne ho idea, e soprattutto le facevo su Project Cars, che su pista non facilmente, perché onestamente non sono un esperto, però qualcosa ci ottenevo. Su sterrato sarà sicuramente più difficile. Vabbè. Allora, ho già cambiato alcune impostazioni giusto per mettermi il cambio sui grilletti, che mi risulta più comodo perché ho messo il cambio manuale in modo da avere un po' più di coinvolgimento rispetto al cambio automatico. Però direi che possiamo iniziare. Qua mi dicono Tea Waga Sprint Forward, ok, il circuito, dettagli evento. Vabbè, chi corre con noi? Io ovviamente sono già in Jamen.
Allora, vabbè, iniziamo, va, che ovviamente non riuscirò a parlare più di tanto durante la gara perché dovrò ascoltare il Inizia mio 1 destra copilota, molto lunga, apre 30, 1 sinistra che se stringe. no ci Buona fortuna. schiantiamo su per i muri e tanto lo faremo già ugualmente, però almeno non gli daremo la colpa a lui in caso. Allora, frena a mano e via. Pronti? Si va. Beh, 1 destra molto lunga. già il sound mi piace tantissimo, Apre sono 30. aggressivi. 1 sinistra stringe. 30. 4 sinistra, non tagliare. In 3 destra. In attenzione, non tagliare 3 sinistra. 50 su crinale. 1 destra stringe. Svolta non vista, non tagliare, 1 sinistra, stringe. Potevo farla meglio, forse. E 3 destra, apre. 2 sinistra. In 3 destra. Apre. 1 sinistra, stringe. E svolta, 3 destra. In svolta immediata, 4 sinistra su crinale. Apre lunga, non tagliare, stringe, in taglia, forse 4 destra. Devo dire che il feedback 30, pad alla mano non mi dispiace per 3 niente. sinistra, Beh, siamo anche in in 3 gran vantaggio. destra, Puttana. apre 30. Peccato di lapidarlo proprio così. 1 destra, stringe. In 3 sinistra. Ecco, lo dipendiamo così piuttosto. Parcheggiando da qua In lato. 5 destra, in 4 sinistra, molto lunga, apre 30. Destra, 3 sinistra. In svolta, 2 destra, apre, in 4 sinistra, apre molto lunga, spinge su crinale. In 3 destra lunga, non tagliare, apre, 2 sinistra stringe, non tagliare, in 6 destra, e 3 sinistra non tagliare, attraverso entrata stretta, apre No, su dove è l'entrata crinale, stretta, proprio il in 6 battesimo. destra su crinale, in 3 stringe sinistra, non tagliare, in 6 destra. Vai, In non buona, se l'abbiamo presa tagliare, 4 benissimo, sinistra, sincero. in 5 destra, 20, 4 sinistra, in rallenta, 2 destra molto lunga, apre su crinale, Ah, che in schifo. 4 sinistra, 20, tieni la destra su Ma perché crinale, partono i svolta non tergicristalli? Non vista, sta rallenta, piovendo, siamo aperto in sinistra. Australia. Ah no, in Nuova Zelanda, scusate. Non servono. Destra su crinale. Ah, lunghissima. In 5 sinistra, 30. Sono stato distratto dai tergicristalli che partono a 4 cazzo. sinistra lunga, stringe. In 6 destra. E 6 sinistra. In 2 destra, stringe. In 2 sinistra, stringe. In 4 destra, apre su crinale. 6 sinistra lunga, in 5 destra lunga, stringe 3, in 5 sinistra non tagliare, e tieni la destra su 30, 6 sinistra su crinale lungo, stringe 3 e non tagliare, in 1 destra, in non tagliare 3 sinistra, 20. 6 destra in rallenta, 1 sinistra stringe. In 1 destra stringe. Ottimo! No, commissario, non dobbiamo investire, dobbiamo fermarci. Salve!
Gli pneumatici stanno reggendo bene. Bello, bello, mi piace, molto aggressivo, molto veloce, bello, bello. Ovviamente essendo la prima tappa sarà ancora tra quelle facili, non abbiamo dovuto smadonnare più di tanto perché... Ah, maledetto finlandese! Salutiamo gli amici della Finlandia. Cazzo, ci ha dato tanto in realtà, eh. Mannaggia. Bravo, e vabbè, d'altro che i finlandesi al rally lo sappiamo, lo sappiamo. Vabbè. Direi via verso la prossima che adesso a cannone. Trofeo, così facciamo un trofeo. Attenzione, non tagliare. In che senso? Vabbè, dopo lo controllerò. Adesso andiamo su Ocean Beach Sprinter Reverse. Non che male, è la Nuova Zelanda, ragazzi. Così, indicativamente, non mi dispiace. Sempre ghiaia, un po' più breve mi pare. Ah, mamma mia, scusate per raffreddore. Stringe in 5 destra, in 4 sinistra. Buona fortuna. Sì, me lo devo già ricordare. Va bene. Allora, frena a mano e pronti. Andiamo, forse sono partito leggermente tardi, ma non ci sono penalità, quindi forse è proprio a filo. In 4 sinistra, in 2 destra lunga, apre. Stringe. In 2 destra, apre su crinale. No, no, merda, è malissimo. E 4 sinistra, stringe 2. In 1 destra. Sì, ma ragazzi, abbiamo fatto bene la prima, questa è uno schifo. In 2 sinistra. In 1 destra lunga, apre. 4 sinistra molto lunga, stringe, apre, non tagliare. In 6 destra, non tagliare, svolta, 2 sinistra lunga, apre, stringe 3. Che passaggio interessante. 3 destra, stringe, destra, sinistra, destra, 6 sinistra, destra, in 1 sinistra, stringe. Questa è già più tortuosa. In 6 destra e tieni la sinistra in destra lunga. Apre. Impianto sinistra. 30. 5 destra lunga. Apre su crinale. 4 sinistra. In 3 destra. In attenzione 4 sinistra lunga. Stringe 3. Non tagliare attraverso il cancello stretto. 30. 2 sinistra lunga, stringe. 5 destra stretto. 3 sinistra, stringe. In 6 destra. In 4 sinistra. In attenzione 5 destra lunga, stringe 1. Ah, che buio. In 6 sinistra su crinale. Apre, tieni la destra su 60. Cos'è questo punto di domanda? Non si sa che cosa succede. 4 destra. 4 sinistra, molto lunga. 2 destra, stringe. Apre. In 3 sinistra, lunga. Destra, apre su finale, in 1 destra stringe. In 3 sinistra, in 5 destra, in non tagliare, 4 sinistra molto lunga, apre. E 5 destra su crinale, sì, apre lunga su crinale attraverso grado stretto. No, 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 piano, porca. Rischia di capottare. Tieni la sinistra su crinale in 4 destra, in rallenta, la sinistra stringe, non tagliare. In 3 destra su crinale, in non visto, non tagliare, 1 sinistra lunga, stringe.
un attimo. Tieni la destra su 30, tempo, porca miseria. Mamma mia, lì facevamo un salto che arrivavamo direttamente a fare il bagno nell'oceano. Apre. In due sinistra stringe. Però dal riquadrino da sinistra ci stiamo giocando al momento. E 5 destra sì. Su crinale, apre su crinale. Peccato che stiamo facendo cagare. 4 sinistra lunga, stringe 1, stringe. Svolta, 1 destra, stringe. Tieni la sinistra, no, no, su 40, fatto, brutta roba. Destra su crinale, molto. Peccato andare su per i monti. Ok, un buonissimo vantaggio, abbiamo recuperato a chilo. 4 sinistra lunga. 4 destra. Vai, 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 che andiamo fortissimo, 30. Ormai dopo la seconda gara la Nuova Zelanda è nostra. Siamo alla destra. Conquista della Nuova Zelanda. Sinistra stringe, eccolo. No, madonna, ci fermiamo, caputtana. Dai, 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 dai. No, dai, dai. Tocca recuperarlo. In qua. Italia, penalità sei sicura, destra, eh. Vaffanculo, mannaggia. Sinistra, non tagliare. Mannaggia, eravamo troppo sull'onda dell'entusiasmo. In sei destra su crinale e salto. 20, tagliare, tornante aperto destra. Apre. Tieni la destra su 30, crinale. 3 sinistra lunga. Apre. Speriamo di non aver fatto troppi danni all'altro, cazzo. In 3 sinistra, apre su crinale e possibile salto. Su arrivo 60. Ah, che peccato, eravamo anche vicinissimi al traguardo. Guardate, 10 secondi, abbiamo perso una barca di tempo. Salve commissario. Mannaggia, che peccato, capottati fortissimo. Dura, ma è stata veloce. È stata dura e è sembrata veloce. Sì, abbiamo fatto anche la giostra, il tagadà, abbiamo fatto. Vabbè, aggiornamento richiesto come vi dicevo. Qua brutta, brutta, decimi. Vabbè, là, il solito finlandese e un altro italiano, grande Romano. Qua la secondo intertempo abbiamo fatto una meraviglia. Però dopo vabbè. Danni lievi alla carrozzeria, braccetto danneggiato, scarichi danneggiati. Che palle. Vabbè, comunque al momento classifica generale siamo sesti. Allora, direi che così come prima mano al pad non è male, devo dire mi piace, ben fatto, risponde bene, non è troppo arcade, anche il capottamento è stato più o meno realistico, forse un po' più danni li avrei voluti, perché comunque ci siamo capottati forte, però non mi dispiace per niente, soprattutto a confronto con ovviamente il dirt che era veramente più arcade, guardate che carino. Non male, no, no, non mi dispiace per niente, un buon acquisto. Se vi piace Rally, ovviamente Codemaster è sempre stata avanti, cioè sostanzialmente anche con le... scusate, quando c'era con i McCree, alla fine erano loro che lo facevano e continuano a portare avanti la tradizione dei Rally, sono veramente bravi, secondo me, alla fine... Senza nulla togliere a Milestone quando ha licenza VRC, però questo è un altro mondo. Molto più bello, molto divertente, sound che mi piace da morire della Lancia Fulvia, non ho visto grossi difetti, insomma non è che abbastanza curato, non male. Vi ringrazio comunque quindi per guardare questo video, se lo guardate, se ci lasciate un mi piace, se vi iscrivete, è il solito, vi invito a guardare tutti i video che trovate nel canale e anche a commentare cosa ve ne pare, cosa pensate voi, se pensate di acquistarlo, se vi piace, se vorreste che vi porto ancora qualcosa avanti senza nessun problema, oppure anche se, visto che si possono fare eventi personalizzati, se magari siete degli appassionati, si può pensare anche di fare qualche torneo tra di noi, qualcosa così,
si può pensare un po' di tutto, vediamo. Comunque niente ragazzi, vi ringrazio, un buon proseguimento e siccome siamo a marzo, tra poco arriveranno nei prossimi giorni anche gli op di marzo, gli end on plus. Un salutone a tutti, ciao ragazzi!